Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Devil May Cry. In questo episodio muoveremo Dante, bene sì, e andremo a battersi finalmente con Urizen. Ma ci saranno molti colpi di scena, non aggiungo assolutamente altro, no, buona visione. Oh, 15 giugno, ore 14.01, ok, ah, ciao ciao V, ciao Nero. Eh sì, è un po' la storia di tutti purtroppo. My only choice was to survive. Soprattutto questa. Ripeto, farvi dare una mano da Griffon, dal quell'altro no, I will tell you. Sono curioso di sapere. Everything. Anche se ho un'idea me la sono già fatta, dire il vero. Only a man who threw away his humanity. Ok, e fin lì ci siamo arrivati. E ho anche idea di chi possa essere. Eccoli, perfetto. Virgil, quindi. Dante's brother? Sì, Virgil. And his real name is... Ecco. Vediamo se ci ho azzeccato. E infatti, guarda un po'. Che caso, eh? Ok, dai. Oh. Ciao Dante. Oh, come va il ginocchietto? Allora, dato che mi si è corrotto l'audio, ho dovuto rifare un po' di cose, purtroppo. Allora, ho potenziato King Cerberus con Revolver e Revolver 2, che praticamente rotano vorticosamente sul nemico prima di causare ingenti danni all'impatto. Ovviamente con David Trigger tutto questo è aumentato. Abbiamo Long Revolver. La tua arma scaglia fulmini lungo la traiettoria, trasformando le sue evoluzioni in violenti attacchi. E nella modalità Sin Devi Trigger abbiamo Sin Stinger, scagliati verso il nemico circondato da un turmine di Sword Formation, travolgi qualsiasi nemico e falla a pezzi, tieni premuto Y per prolungare l'attacco, ok. Oh, eccoci, ciao, siamo arrivati. Ah, siamo innanzi a Cthulhu, vedo. Guarda, guarda che schifo. Ciao rimbambito. Cos'è, un cuore? Virgil. Sì, lo sappiamo che è lui ormai. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Classico di Dante. Mi sa che non ci caga Dante. Yep. This is where it all started. That day mother saved me and left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Non è che è andato male, che è acerbo ancora, no, eh? Is all I ever wanted. And with this, no, I will have everything. Eccoli. Stronzo, non offrire però, eh. Con gli amici si divide sempre. Eccoli. Ti ha fatto male, lo sapevo, era acerbo. Eccoli. Abbiamo perso tutti i tentacoli. E mo come facciamo? Eccoli. No, brother. You don't have everything. Si già sta smontando a pezzi da solo. You just lost it. È schifo. Is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. Sì, tranquillo che mo arrivo. No, non andiamo mai verso la luce noi. Non sei messo benissimo, eh? Ok, sì. Chissà se per lui o per noi. Ok, più per noi, mi sa. Cosa fai? Cosa fai, scemelicche? Guarda che ti do tutte quelle che tua madre non ti ha dato, eh? Eccoli. Ma non ci devi prendere a calci, non siamo un pallone, noi. Brutto cretino. Vieni qua. Dai, un altro no. L'abbiamo evitato? Cambia, 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 cambia.
No, sì, vorresti. Aia, bastardo. Aia. Voglio un po' vedere. Minchia, che riga di pottoni. Guarda come lo sta massacrando. Ok, dai, avanti così. Bastardo. Sì, aspetta che mo arrivo, aspetta. Tutto il potere, tutte cose. Ti diamo tutto, non ti preoccupare. Aia, maledetto, infame. Brutto stronzo. Certo, aia. Però ci ha mancato, no? Ci ha preso. Si sta prendendo e ci sta facendo anche malissimo. Ok, dai. Ancora un po'. Bastardo. Sì. Ai. Ma che maledetto, ma non si tirano gli oggetti. Maleducato, tua madre non ti ha insegnato niente. No, quanto fa... Eccoli. Oh, no, questo no. E questo neanche. Ok, facciamolo fuori un attimo quando abbiamo tempo. Sì, mo basta però, adesso basta. E adesso non ti sopporto veramente più, Adesso ti do tutte quelle che non ti ha mai dato in tutta la tua vita. Tutte te le diamo, tutte. Aiuto, vieni qua, non scappare, infame. Non scappare che per te ce n'è ancora. Aia, t'ho detto. Maledetto infamello. Sì. Aia, questi fanno tanto male, ma noi siamo in alto e li evitiamo. Ho detto dovevamo stare in alto, Dante, non andare giù. E adesso come la mettiamo? E adesso come la mettiamo? Vieni qua, stronzo. Che adesso ti do tutte quelle che non hai mai preso in tutta la tua vita. Oh, ce l'abbiamo fatta. To see one's justice through, a man must fight for it. Yeah. Even if the one who stands before him is his. È più difficile, ma sì. Non sei invecchiato benissimo per Virgil. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. Yeah. A quanto pare, sì. Fight. Oh. Eccoli. Se mi davi retta, tutto questo non succedeva. Ma tu sei un somaro di natura e quindi, ecco. Ok, Dante, ce l'abbiamo fatta? A quanto pare sì. Ah, ciao ragazzi, ben arrivati, con calma. Sì. Non c'è tutta questa somiglianza, ma sì. Dove stai andando, V? Vieni qua. In the last throes of defeat, I see. Vi conoscete? V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle with my own hands. Non sei messo benissimo, io te lo dico. Cosa cacchio vuoi fare? Guarda, ti stai sgretolando, stai riducendo un polvere. Sì, che poi, non è che sei debolissimo tu, anzi. Invece a quanto pare. I need power. Sì, aspetta, vado alla Vasco a vedere se ce n'è un po' in sconto. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. È vero, perché Yamato ha separato. Li ha separati. We are connected by that one feeling.
di potere. Thy branches mix with mine, and our roots together join. Vì, cosa stai facendo? Dai, che prevedo la cazzata. Sì, sì, prevedo la cazzata. Ecco, ecco lì. Perfetto. Perfetto. Ottimo. Adesso voglio sapere cosa andrà a succedere. Ecco, intanto cade tutto. Ma chi è? Quella è Yamato. E quello è Virgil. Quello, dimmi che non è Virgil. Dimmi che non è... Sì, è tanto... Sì, sì, è lui Virgil. Ok, perfetto. Significa che siamo in un mare di merda, caro Nero. Dante, Eccoli. Eccala. L'alfa e l'omega. Perfetto. Siamo nella merda. E ok. Abbiamo finito qua. Abbiamo preso una A. E abbiamo guadagnato 14.000. Perfetto. Ok, per ora fermiamoci qui. Grande, vi, grande. Sì, sapevo che la cazzata era imminente. Era imminente. Comunque abbiamo scoperto un bel po' di cose che io comunque già prevedevo, perché zia. Nel prossimo episodio non so cosa andrà a succedere. Non prevedo un disastro di quelli atomici. Forse anche di più. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. Noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao!